Sindaco, ieri il giuramento in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che le ha offerto comunque lo spunto di vedere anche un'apertura da parte della minoranza. Sì, abbiamo preso atto che la minoranza ha ritenuto di votare in parte le nostre linee programmatiche. La mia proposta era stata quella di condividere per la città dei punti fondamentali per la crescita della comunità di Nocera Superiore e quindi riscontriamo con favore questo voto. Per quanto riguarda le linee programmatiche, lei ha parlato sempre di continuità, questa è la continuità del suo precedente mandato. Quali saranno però gli spunti e su cosa si punterà maggiormente? In realtà siamo in corso, per forza di cose, sulla continuità di un'azione amministrativa avviata nel 2014, perché stiamo portando a compimento una serie di opere programmate e immaginate per la città. Penso all'ex mattatoio, ma penso all'edilizia scolastica, dove abbiamo da iniziare i lavori alla Pareti di Pucciano, abbiamo da proseguire con le scuole medie che saranno oggetto di intervento, abbiamo da concludere il finanziamento che riguarda l'area circostante il municipio per realizzare finalmente la Casa delle Arti e dei Talenti per i più giovani, abbiamo l'attività attuativa dei piani urbanistici che si stanno depositando al Comune e che quindi consegneranno aria nuova alla città, abbiamo sui rifiuti la definizione del contenzioso che ci porterà a realizzare un'isola ecologica ed avviare un percorso condiviso con i comuni di Cava, Fisciano e Pellezzano, perché con loro stiamo immaginando di organizzare il nostro subambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Abbiamo da proseguire le attività che riguardano la biblioteca comunale, il centro polifunzionale per gli anziani, la struttura di Pareti, quindi di fatto noi non ci siamo mai fermati perché abbiamo da portare avanti il lavoro avviato già dal 2014. Lavoro che riguardava anche la Cavaiola, che per lei è sempre stato una nota dolente, ne ha parlato spesso, e anche la viabilità sulla ex statale 18. A che punto siamo? Ha avuto risposte concrete in merito? Non ancora risposte concrete, ahimè, e rispetto a questo ci faremo sentire, ma abbiamo anche proposto una serie di iniziative al Consiglio Comunale che porteranno a sbloccare la parte edilizia della nostra città per le pratiche ordinarie, perché abbiamo dei punti che condivideremo col Consiglio e con i tecnici locali, come già avevo preannunciato, perché credo che questo ci darà la possibilità di dare e mettere maggiore ossigeno all'economia locale della nostra città.